fermati in questo localino per mettere qualcosa sotto ai denti e nello stomaco. Allora, qua si mangia pesce, sta friggendo tutto. Vedo anche pollo lì. Anche polletto, sì. Ora decideremo. Quanto ha bisogno di zuccheri? Comunque abbiamo ordinato un polletto e delle patate, polletto intero. Non vado a spese, un polletto intero 9 euro, ragazzi, è tantissimo. Come entree, questo è quello che ci ha portato. Non male. La felicità di Francesco nel vedere. Quando vi dico che non vado a spese... Adesso però chi lo spezza? No, non lo spezziamo, lo mangiamo così. Abbiamo mangiato in questo posticino, ottimo, 11 euro totali, molto gentile e molto simpatico anche. Sei pronto a ripartire? Ora ho un'autonomia di 1000 km. Io no, però ci provo. Questo era il comune di Tingir, nuvolone carico di sabbia sopra noi. Ogni tanto fa tre gocce, ci sporca la moto di sabbia e poi smette. Siamo fermi non per non prendere pioggia, adesso ci ributteremo nella pioggia a capofitto e con piacere, ma per togliere la GoPro di Francesco che non è resistente all'acqua. Quindi fra un po' non potrete vedere la pioggia perché anch'io ho la GoPro che non può prendere acqua. Non la cambiamo perché sarà una pioggerellina di un attimo, quindi. Però questa è la situazione. Figo, vero? Figata di questi giubbetti è che nella tasca, sia nella mia che in quella di Francesco, c'è questa pochettina che è resistente all'acqua, dove possiamo mettere all'occorrenza quello che vogliamo proteggere. È attaccata alla tasca del giubbino con questo filo. Bene, mettiamo in tasca e si parte. Un po' di pioggia e un po' di fresco. Per il vento, anche questo ci sembra un set cinematografico, ma oggi ne avremo diversi da vedere, compresa la nostra meta finale di stasera, Ait Ben Haddou. Siamo a Bumalne Dade e la vista sulla città. Dovrebbe scorrere il fiume Dadas in secca. Si alternano palme a piante da frutto, a coltivazioni, ad appezzamenti piccoli di terreno volto a qualsiasi tipo di agricoltura. Poi
lussureggiante dei prati e di altre colture, quindi è un contrasto poi col rosa rosso e col marrone della terra. Sì, Francesco sta dicendo forse questa è la parte più bella. Riad Eco Bio addirittura, guardate che strada ragazzi. Guardate che formazioni rocciose, modellate dall'acqua e dal vento. Ragazzi, sembra quasi di cartone, sembra finto, non è possibile. Una sorta di mini Trollstigen. La strada delle curve finisce, ma il tratto comunque di strada delle gole del Dades è bellissimo da fare, da percorrere anche con calma. Gruppi di donne che rientrano con la spesa. Noi dobbiamo far veloci, bisogna correre sempre.
venuti a salutare. Fantastico. Non so se sono riuscita a riprendere, ma c'era un sacco di gente riunita intorno a un campo di calcio, partitona. Vita molto più frenetica delle cittadine rispetto ai villaggi. Appena ripresa la via per Ouarzazate o Ouarzazat, c'era venuta una leggera idea di fermarci alle gole. Abbiamo un po' tergiversato, per un po' ci abbiamo pensato. No, abbiamo deciso di andare per la via che avevamo scelto, cioè Ait Ben Haddou, quindi ripresa la strada per Ouarzazate. Curva dopo rettilineo, quasi a gomito. Come se non bastasse, pioggia in arrivo. Appena arrivati, non ti sembrava vero? No, non mi sembrava vero, al Baghdad Café di Ait Ben Haddou. Abbiamo appena messo la moto dentro il cortile dell'hotel, dove ci sono i tavoli, ci hanno invitato loro. Giornata lunghissima, lo si vede ai miei occhi, anche perché l'ultima parte ho guidato con la mentoniera aperta, perché la mia moto non fa luce per nulla, ma questo i possessori della supertonnella già lo sanno. Comunque, giornata strepitosa. Spero che dal video qualcosa ne sia venuto fuori. Ovviamente, come sempre, bisognerebbe avere più tempo. Speriamo un giorno di averlo, perché abbiamo tralasciato tantissime cose lungo la strada. Comunque, ora faccio scaricare alla moglie. Ragazzi, ci aspetta una struttura favolosa. Ma qui, chi è che l'ha scelta? Ecco, ma qui venite tre giorni. Tre giorni. Vi rilassate. Scarica, dai, Tenerona. Number one. Allora, che ne pensi? Ci hanno offerto un tè con biscotti perché abbiamo deciso di non cenare. Siamo abbastanza pieni. Dopo il polletto di oggi. Comunque, ambientazione, ragazzi, da 5 stelle. Tè, biscottini e guardate di fronte. Divanetto, bordo piscina. Io, come sempre, stracotto. Strafelice, oggi veramente giornata super. Occhi come lo stop della macchina, rossissimi, ma va benissimo così. Oggi è stato il giorno in cui abbiamo detto tantissime volte, ma cioè non possiamo andare via, dobbiamo restare più giorni, ma come si fa? Veramente, veramente. È stato durissimo. Quindi, va bene.
si ritornerà in Marocco, però abbiamo dato, speriamo, delle informazioni giuste anche per voi. Dai, non te lo dire da sola, no, ce lo diranno loro nei commenti. Ci vediamo al prossimo episodio. Ora buon tè a tutti. Ciao ragazzi. To the beach.